Dunque arrivano i social bond della banca di Laiatico, la prima iniziativa del genere in Toscana? Sì, è la prima iniziativa del genere in Toscana, sono iniziative che nascono all'estero, soprattutto nei paesi anglosassoni. In Italia ci sono tre o quattro casi, ci sono alcuni istituti di credito che li stanno proponendo, ma in Toscana è la prima volta, sì. Da quale esigenza nascono? Ma nascono dall'esigenza di voler dimostrare anche nei fatti, non soltanto con le parole, l'attenzione sociale che una banca di territorio ha maggiormente sviluppata nei confronti, voglio dire, delle iniziative soprattutto del terzo settore in particolare, ma anche degli enti pubblici che hanno una valenza sociale e che in questo momento sono in forte difficoltà perché, insomma, hanno più difficoltà appunto a reperire i fondi per sostenere le proprie iniziative. E allora questa iniziativa come si introduce, come si può spiegare ai futuri sottoscrittori? Che cosa vuole permettere? Dunque, questa iniziativa come funziona? Funziona che la banca emette un normale strumento di raccolta del denaro, che possono essere obbligazioni, certificati di deposito, depositi a tempo, eccetera, i normali strumenti con cui si raccoglie il denaro, che però sono finalizzati a sostenere un progetto sociale che la banca ha preventivamente concordato con la onlus di riferimento. Tutti coloro che sottoscrivono questo strumento prendono dei normali interessi che darebbero questo prodotto finanziario. La banca però ci aggiunge una commissione, che più sottoscrizioni ci sono e più commissioni vanno a favore dell'ente che ha il progetto. Esempio, 5 milioni di obbligazioni, se venissero tutte sottoscritte, lo 0,50 la banca lo dà secco sulla sottoscrizione, quindi alla onlus gli vanno 25.000 euro per portare avanti il progetto che è stato individuato. Chi potrà presentare ai vostri sportelli, alla vostra direzione, questi progetti da finanziare? Ma tutte le aziende del terzo settore, e in teoria lo potrebbero fare anche gli enti pubblici se hanno un'iniziativa di valore sociale. Quindi la cosa importante è la valenza sociale dell'iniziativa. Valenza sociale e presenza sul territorio di competenza della banca? Sì, presenza sul territorio di competenza della banca, perché noi, voglio dire, non abbiamo ancora deciso se faremo dei bandi. Momentaneamente accogliamo le richieste e le proposte e le valutiamo. Se dovessimo fare dei bandi, divideremo la nostra area in Alta Valdera, Valdera intesa come Ponte d'Era Ponzacco, area del Cuoio e zona Pisana. Questo è il nostro punto di intervento. Diciamo, non c'è ancora un bando, ma nella vostra attività quotidiana avete già raccolto molte, se non richieste, insomma, inviti ad aiuto da parte di realtà del terzo settore? Sì, abbiamo continuamente richiesta di aiuto, sia in termini di finanziamenti per sostenere opere di importanti, sia per sostenere dei microprogetti che a volte finanziamo anche con poche migliaia di euro, ma che, insomma, ne arrivano molte soprattutto da quando gli enti pubblici, per le note, insomma, vicende delle crisi economiche che si sono succedute, sostengono meno questo tipo di progetti. Per chiudere, lei ha detto questo caratterizza la vostra attività: noi vorremmo essere una banca sociale di mercato. Come spiegare questa espressione? Sì, noi che siamo una società costituita in forma di cooperativa, una banca costituita in forma di cooperativa, cioè i nostri proprietari sono 6.200 soci, abbiamo alla base della nostra attività la mutualità, quindi chi si avvicina ai nostri sportelli sa che ha un buon servizio, un buon prodotto, ma quello che non interessa tanto la massimizzazione del profitto, ma quanto avere un valore aggiunto in termini di servizi. Dati bene, dati in economia, ma erogati, diciamo, in maniera semplice e immediata. Questo è quello che cercano da noi, questo è quello che vorremmo fare. In questo senso la socialità della banca è ancor più sviluppata, e quindi noi vorremmo dimostrare come una banca normale può avere, voglio dire, una sua valenza sociale, non neanche completamente disinteressata, perché più sostieni il territorio dove lavori, più il territorio è fiorente e maggiori ritorni poi hai anche in termini di attività bancaria. Questo è il cerchio che si chiuderebbe.